Sì, Presidente, anche se il rituale, comunque intervengo anch'io su questo argomento per segnalarle che purtroppo la discussione fatta l'altra volta in aula è doverosissima nei confronti di un nostro collega attaccato indegnamente su un social network, difesa che io, attestazione di solidarietà che me ne darete atto, io ho formulato senza se e senza ma, ecco. Eppure dopo aver dedicato gran parte dell'altra seduta a questo argomento e indirizzando il nostro dito non solo verso Facebook o altri social network, ma anche verso certo uso di taluni siti giornalistici, ci troviamo davanti questa volta a un uso istituzionale tramite comunicato di una comunicazione politica, secondo me, assolutamente innanzitutto sbagliata e poi gravemente offensiva. Sembra ispirata un po' da Quentin Tarantino, si parla di lobotomizzati, di corpi pesanti, corpi morti. Obiettivamente, se la discussione politica deve avvenire in questa città, con questi toni, su questo piano, io mi sento molto fuori dalla politica e non mi sento solo amareggiato. Io temo che questo modo di fare comunicazione politica alla fine poi alimenti in città l'idea che qui dentro si facciano solo risse da pollaio. Così come mi permetto di esprimere, so che lei non ne ha bisogno, ma solidarietà nei suoi confronti, dal momento che in questo atto specifico, ma anche in altri precedenti, vedo che viene tirato costantemente in ballo, io ritengo ingiustamente, dal momento che mi pare che sia abbastanza difficile asseverare la tesi che qui dentro si facciano delle gravi ingiustizie, che lei dall'alto del suo scranno pontifichi con chissà quale tipo di irrituale liturgia, appellandosi a chissà quali interpretazioni distorte del regolamento. Mi pare che invece qua dentro si sia rispettata la democrazia, si sia chiuso più di un occhio da parte dei lobotomizzati e corpi morti su determinate irregolarità e forzature che si sono operate anche a seguito di patti d'onore tra gentiluomini che avevamo stipulato sulla gestione dei lavori e dei tempi. Io mi rendo conto che il comunicato, attenzione, non è firmato da tutte le opposizioni. C'è libertà di espressione, per carità, io non voglio nemmeno criminalizzare chi ha scritto questo documento. D'altra parte siamo in democrazia e fino a quando non si arriva sul penale, piaccia o non piaccia, questo ruolo ci vede anche bersaglio di comunicazione che non vorremmo avere. Però io invito tutti quanti a riflettere sulla necessità di spostare definitivamente il dibattito in primis su un piano di reciproco rispetto a aprioristico, in secundis, di spostarlo sugli oggetti. Allora, che ci sia una comunicazione da discorrotto, come dico io, da parte delle opposizioni, va bene, fa parte anche del gioco. Io però, e chiudo, vorrei anche invitare certi signori a rileggersi gli atti dei primi 4 mesi dell'amministrazione varata nel 2011. Non mi pare che ci sia stato un serratissimo dibattito in aula, mi pare che il dibattito anche in quel caso sia stato monopolizzato da poche voci e non mi pare che quel dibattito avesse potuto contare su una gestione dei tempi e anche dei lavori d'aula, così come abbiamo la fortuna di avere questo. Grazie anche per l'apprezzamento personale. Grazie.